Controlliamo la lista. Ce l'ho, manga. Ecco qui al nostro studente. Senti, geografia ce l'avrei, ma preferisco fornirti questo testo francese interessantissimo, la guida Michelin. E invece del solito, noioso testo di filosofia da Crescenzo. Dici che... Oh, ma non li leggi i giornali, sta vendenzato, è in testa la classifica dei Hit Parade. Senti, col piccolo chimico te eserciti moltissimo, quindi c'è un'applicazione tecnica maggiore e sostituisce validamente il testo consigliato, tieni. E invece per storia dell'arte ce l'avrei il testo, ma preferisco darti questa serie di cartoline illustrate di tutti i monumenti d'Italia. Interessantissimo. Scegliene un po' uno a caso. Ecco, Venezia, Palazzo Ducale, hai visto? Tieni, senti, mo' fa attenzione e seguimi con sto discorso del dizionario, perché come vedi so tre e non uno solo, perché so momentaneamente sprovvisto di quello italiano-greco. Allora io allo stesso prezzo di listino, seguimi, te do italiano-inglese, inglese-francese e francese-greco, in modo che tu ti appropri contemporaneamente delle lingue vive e delle lingue morte, hai capito? O invece per studiare divertendoti, che è importantissimo il latino, Asterix. E per il greco una bella guida del Peloponneso in lingua originale. E guarda, giusto perché mi ha portato via un sacco di roba, ti voglio fare anche un omaggio, un bel diario dei buffi. Ma questo è dell'81. Ma a me fai specie che c'è anche l'aria vispa intelligente, cancelli i giorni e te regoli coi santi, no? Ah, grazie. Ah. Quant'è? Dunque, giusto per te, ti voglio fare un prezzo molto scontato. Oh, giusti giusti, 132.000 lire. Senti che vuoi, un sacchetto? Sì. Sì. Ecco, to. Oh, ecco uno dei nostri più affezionati clienti. Non per molto. Oh, fammi do caffèro, che succede? Ce l'hai un libro sulla box? Un libro sulla box? Ma io c'ho qualcosa di meglio. Che cos'è in fondo la box se non una scuola di coraggio? Giusto. Una sfida contro l'impossibile. Esatto. Eccolo qua, allora il libro per te. Voilà, Freeclimbing, l'alpinismo senza corde, le pareti più difficili scalate a mani nude. Mani, box, capisci adesso il legame? Sei insoddisfatti, rimborso garantito, ma non si è mai lagnato nessuno, eh. Ah sì, ma dopo un volo da 100 metri, ma che devono da dire? Non ti interessa? Se no, te posso dare un consiglio che va contro i miei stessi interessi, poi non di che non so un amico, che cosa serve più di un libro? E che ne so? La pratica. La pratica! I libri in fondo non servono a niente, la pratica, ci vuole soltanto la pratica. Ma sì, io la pratica non ce l'ho, io c'ho solo paura. Ma ce l'ho io la pratica, in fondo prima di aprire una cartolibreria io c'avevo una palestra, una scuola da box. Ma non era una scuola di samba? No, quella l'ho aperta dopo, insieme all'ultimo pugile che ho allenato, che è stato anche uno degli ultimi grandi esponenti della mitica scuola pugilistica brasiliana. E allora anch'io diventerò un grande campione del box brasiliana. Affare fatto. Affare? 200.000, è un prezzo d'amico. Ma io mi volevo conservare gli ultimi risparmi per funerale. C'ha ragione, ma che tanto non c'ho niente da perdere. Non te ne pentirai, il marchio Ciro è una garanzia, in giro Veritas. Che guarda, non c'è niente, no? Affidati a me, mi bastano pochi giorni. Stai in una botte de ferro. Veloce, non rimane sul colpo, vai con l'uno due, veloce. No, se fa così si scopre. Bruno, mettiti in guardia, guarda, adesso fai come ti ha detto Ciro, dai. Non funziona. Ma perché invece come dici te funziona? Va bene, allora fai quello che dice questo insigne maestro del box. Vai. Avanti Bruno, tu guarda, avanti, guarda qua, tendo, lo vedi che non funziona manco da così, allora. Guarda, allora facciamo così. No, però facciamo così, sentite. Adesso provate fra di voi. Quando avete trovato la tecnica, mi richiamate, che io adesso vado via. Ma dove? Ascolta, sicuro, poi è facile, guarda, tu ti metti in guardia, ti copri con il destro, fingi di partire col sinistro, invece poi parti col destro, con funzi lui. Fa un po' vedere? Il braccio. È sano. Io mi ricordo che hai detto, sa? Che fortuna quel Terminator. Meno male che mi sono rotto il braccio. Se no ammazzavo, disintegravo. Vedi, caro, come dice Socrates, il grande filosofo brasiliano, ogni uomo prima o poi nella vita si trova faccia a faccia con la propria paura. Tanti auguri, figlio, tanti auguri. Ti prego, però, non ditelo a nessuno, se no io a scuola non ci posso più venire. Ma sai che ti rimane da fare? Che cosa? E ora? E ora? E ora ci pensa Ciro vostro, datemi soltanto un momento il tempo di concentrarmi, perché devo trovare un'idea eccezionale, straordinaria, fantascientifica, ma certo! La tecnica del pantaloncino. Tu stai in una botte de ferro. Lilastro.
pratico va sfilato dal pantaloncino dell'avversario. Questo è leggi elastico qua. Va sfilato, è chiaro? È chiaro, ci siamo fino a qua. Seguite con attenzione. A questo punto che ci facciamo noi con questo elastico? Basta prendere una... Una forbice! Oh, bravo Sacchi! Forbice! Meglio ancora se forbicina per poter meglio controllare il movimento taglierino, sono stato chiaro? A questo punto con la forbice o forbicina che dir si voglia, noi dobbiamo andare ad operare il taglio. Attenzione, qui viene il fondamentale, perché il taglio non va fatto verticalmente, ma orizzontalmente, in modo tale da sfibrare l'elastico senza intaccare il lembo del bordo, sono stato chiaro? E facendo molta attenzione a non rompere l'elastico, perché poi se abbiamo rotto l'elastico ci tocca. Di andare a comprare i pantaloncini. Bravo Sacchi, 10 e lode. A questo punto, dopo aver operato con diligenza e carrozza, giochetto di parole, non importa, dopo aver operato con diligenza, noi dobbiamo reinserire l'elastico nel pantaloncino dell'avversario, ma l'elastico è stato sfibrato ad arte, quindi che succede? Che dopo un po'? Si rompe. Bravo Sacchi, dopo che si è rotto, che succede? Gli cadono i calzoncini. Perfetto Sacchi, 10 e lode, io te promuovo. A quel punto, quando gli sono caduti i pantaloncini, che cosa fa l'avversario? Non crolla sul finale, Sacchi, che cosa fa? Se li raccoglie. E con che li raccoglie? Con le mani. Con le mani, esatto. E mentre l'avversario è occupato con le mani a recuperare i pantaloncini, che cosa fa Massimo? Se la dà a gambe levate. Ma no, gli dà un papagno in faccia. L'ho sempre detto che sei il più bravo, Sacchi. Sei il primo della classe. Ragazzi, ci sono domande? Cioè, io domande a scuola non l'ho mai fatte. Ma come facciamo a sapere quando gli cadono i pantaloncini? E io che ci sto a fare qua? E io che ci sto a fare qua? E io che... No, dillo un po' te. E io che... Dillo un po'. Che ci sta a fare lui qui? No, tu gli devi dire che ci sto a fare qua. Questo è un artista. Lui taglia un mestiere. Quelli gli cadono e lui colpisce. Agnorantoni. Io ci avrei un'altra domanda, professore. Cioè, Ciro. Chiamami pure semplicemente maestro, se vuoi. Come facciamo a piare i pantaloncini a Terminator? Ah no, ragazzi, patti chiari, amicizia lunga, io sono un artista, questo è un fatto puramente pratico, oltretutto del basso contenuto tecnico, e io quindi lo lascio a voi. E a me mi pare pure giusto, fa tutto lui, fa... Io mi vado a cambiare, mi raccomando, sbrigatevi, se quello mi scopre mi ammazza, è giù che aspetta. Perché invece a me che mi fa, eh? Massimo, non ti devi da preoccupare, te l'ho detto. Devi durare soltanto 30 secondi. Allo scoccare del 31esimo secondo, il qui presente si romperà. Le brache caleranno, il tremendone come da manuale abbasserà le mani e tu lì partirai col cazzotto, non ti preoccupare, non ho fatto niente. 30 secondi? Non ci sono problemi. Che sono 30 secondi? Ringrazio a Dio che ho portato Ciro. Guanti? Non ci stanno. Faremo a meno. Forbice! Vitale! Aco! Aia! Alcol! Non c'è, Ciro. Faremo a meno. Sudore! Senti, ma non potremmo fare 25 secondi? Cioè, arrivo anche fino a 30, eh. Però sai com'è? Un secondo più, un secondo meno può significare un osso che si salva. A riforbici. Ecco fatto. Così durerà esattamente 25 secondi. A 25 secondi ci arrivo di sicuro. Adesso sono più tranquillo. Ammazza che mago che Ciro. Sciogliete. Poi mi raccomando, non gli guarda mai quando li sempre dentro l'occhio, capito? Non vuoi perdere per nessun motivo, capito? Non vuoi perdere per nessun motivo. E che già, me venite? No, te sto a scardare, sciogliete. Ma terminato Rossella non si vedono ancora? Guarda, non te fai illusioni che non credo proprio che sia scappato. Sciorto, è un gigante d'argilla, non vuoi perdere per nessun motivo. Guandoni, per destro? Vai. Ammazzi, non ti preoccupare, 30 secondi. 30 secondi, c'ho il cronometro. E dopo 30 secondi, svi? Ma non hai capito che Rossella non ce l'ha fatta? Fra 30 secondi sarò morto.
Io vado un momentino a controllare come ho parcheggiato la macchina. Non vorrei che mi arrivi al carattere la macchina qua. Ma non c'avevi una palestra di boxe? Una scuola di samba e diventa. Forse c'è stata un po' di confusione. Beh, molto male questa confusione rientra. E io sto qua, eh. Ma Massimè, per dirti la verità, non vorrei essere al posto tuo manco se ci fosse in palio la notte con Sharon. Comunque ricordati che sei tutti noi e la terza C continuerà a esistere anche quando non ci saremo più. E non ti preoccupare, ho avuto un'idea. A te ti serve un libro che parla della nostra società. Sì. De una presa di coscienza. Bravo. Della strumentalizzazione dell'uomo moderno. Esatto. E lo so che esatto, te l'ho detto, no? Questo è il libro che ti serve a te. Pinocchio. Pinocchio? Ma mo che c'entra? Ma io non capisco. Ma te credo che non capisci perché non c'hai una coscienza politica. Te, per esempio, lo sai com'è formata la parola politica? Di. No. Allora te lo dico io, è formata da poli e da diga, no? Adesso per un momento la diga lasciamola da parte, ma per capire bene tutte le sfumature della poli, io te do un bel libro sulla policultura, un altro molto interessante sulla poligamia e questo che forse è il più importante di tutti, un libro sulle polisportive. Sentici, però secondo me ci vorrebbe qualcosa un po' più di specifico. Chiedi che te sarà dato, ti interessa per esempio il duello Russia-America sulla scacchiera mondiale? Sì. Ecco le più belle partite di scacchi fra Fischer e Spassky. O se invece vogliamo qualcosa di un po' più impegnato, io ho per te il libro del ministro Andreotti, un best seller, Visti da vicino. Questo ovviamente per quello che riguarda la politica interna. Invece per quella estera c'ho anche Visti da lontano. Poi ti lascio un cofanetto per una confezione regalo. Per un panorama sui conflitti internazionali ti do una bella scatola di risico. Per la politica economica ti suggerisco L'isola del tesoro e per tenerti un po' più aggiornato un album per la raccolta di figurine che troverai qui da me sull'uomo preistorico. Tu adesso mi chiederai che c'entra l'età del ferro, chiedimelo un po'. Ma che c'entra l'età del ferro? Oh, ma sei stupido forte se mi fai sempre queste domande. Ma è semplice! Se non conosci l'età del ferro, come puoi capire l'anni di piombo? Ah già, c'hai ragione. Attendo però, attendo. Te voglio dare anche la vita e le opere di Tommaso Campanella, perché è importante sentire sempre tutte le campane. O io credo che a questo punto tu non avrai più dubbi. Comunque, se ancora ce li dovessi avere, ti do una bella guida pratica sulla vita politica, che poi sarebbe il manuale delle giovani marmotte. Guarda, non dare retta alle chiacchiere, tu con questo risolvi metà dei tuoi problemi. Te ne prendi due copie e stai a posto, hai capito? Senti, io però a questo punto mi fermerei qua. Carla, rispondi! Mi fermerei qua, perché non te vorrei poi mettere confusione, hai capito? Te faccio il conto? Sì. 300.000 lire. 300.000 lire? Tu ho fatto un prezzo politico, no? Sei stato fortunato a trovare me. Io sono la persona più adatta per la tua inchiesta sul mondo del lavoro. Tu mi chiedi in un futuro che prospettive ci possono essere per un giovane come te. Guarda, voglio essere ottimista. Nessuna. Vedi, il mestiere del cartolaio è un mestiere duro, difficile, pericoloso. Pericoloso? E beh, anche noi abbiamo tanti problemi. C'ho tanta passione, poi adesso c'è una crisi. Scienze, guadagna. Mi dispiace, ma a questa domanda non posso rispondere, sono coperto da segreto professionale. Ah, Giro, aiutami te a fare st'articolo, io non ci riesco. Non c'avevi paura, c'ho io quello che fa per te. Ecco qua il nuovo dizionario della lingua italiana. Nuovo? Oddio, tanto nuovo, ma che è quasi nuovo. Comunque, unico proprietario, gommatissimo pochi chilometri. Gommatissimo pochi chilometri. Oh, ma te quando uno scherza non capisci mai, lasciamo perdere. Senti, noterai che c'ha due piccoli difettucci. Non è in ordine alfabetico, ma con un po' di pazienza ci trovi tutto e può essere che manca qualche pagina, ma sono quelle che contengono termini arcaici. Arcaici. Non si usano più, so parole che non si usano più. Senti, giusto perché sei cliente te lo metto 100.000 lire. Ah, Ciro, ma vabbè, io... te faccio anche lo sconto ai giornalisti, 99.900, sei contento? Ciro, io... Senti, adesso non si possono più fare ste domande e le risposte, io devo rimettermi a lavorare perché te l'ho detto, quello del cartolaio è un mestiere duro, difficile, pericoloso c'è una crisi. Vedi, l'hai saputo pure te? Senti, queste sono i 100 lire, dammi 100.000 e stiamo a pace. Ma ci riesco a fare articolo? Stai in una botte di ferro. Quello del tipografo è un mestiere duro, difficile. Pericoloso. C'avevo passione. Io cerco di contentare tutti, Bruno ce lo sa. Per me il cliente c'ha sempre ragione, sempre. Ecco, noi pensavamo che risparmiando un po' sulla carta... Eh no, ci avete torto. Io direi invece tanto per cominciare, che ne so, vogliamo fare un 10.000 copie? Beh, 10.000 copie può pure andare bene per iniziare. Te che dici, Massimè? Ma sì, magari calcolando solo gli amici più intimi. Insomma, per curiosità, quanto ci vorrebbe costare? No, di questo non vi dovete preoccupare, è l'ultima cosa. Io farò il trattamento e faccio sempre a Bruno qua. Ma sinceramente è proprio questo che ci preoccupa, eh. Senti, quant'è?
Beh, fammi fare un rapido calcolo. Buona penna? No, faccia a mente. Vabbè, me voglio rovinare, guarda, 20 milioni. 20 milioni? Sì, milione più, un milione meno, poi quando stiamo là, insomma, se mettiamo d'accordo. Ah, Massimo, guarda che mica è caro, eh. Eh no, è regalato. Ah, ragazzi, la carta costa, eh. Eh no, quella è extra, eh. Pure. Mi dispiace, ma io di meno proprio non ve posso fare, ve verrei tanto volentieri incontro, ma... Ma c'è una crisi. Bravo, come ce lo sai? Ho immaginato. Intelligente. Dai ragazzi, non vi preoccupate, ci rifacciamo con le vendite. Scusa, se calcoli che il giornalino che ho fatto io. Tirò più di 600 copie, abbiamo capito. Ma qual era il prezzo di questo benedetto giornalino? Fammi pensare, aspetta. Calcolando l'inflazione, sono passati 6 anni. Ah già, era gratis. A chicco, ma vaffa. Oh, ma quando arriva questo? Io sto pure in pensiero, sto... Che ne so, gli fosse successo qualcosa. Oh, scusate il ritardo, ma c'era un traffico. Ho preso anche l'ambulanza per cercare fa prima. Ma che ambulanza? Facevi il cartolaio? Sì, però attualmente svolgo anche attività di medico e paramedico. Partime. Eh? Partime. Part time? Vabbè, scritto con lei. Comunque se siamo capiti, tanto per arrotondà, perché in questo momento, guarda, c'è una crisi. Ho capito, ho capito. Dico, almeno te potevi cambiare. Perché, do nell'occhio così? No, passi inosservato, guarda. Ma tu vedrai, io vi porterò fortuna, perché io sono un professionista dell'applauso. Mi ricordo una volta, ci ho avuto anche l'onore di lavorare una prima del grandissimo Zuccotti. Che è successo? Ammazzo, l'è morto sulla scena. Oh, e meno male che portavi fortuna. Ma che c'entra, quello era ammalato, solo che sembrava una semplice influenza, invece in 4 e 4 8 se siamo giocati il grandissimo Zuccotti. Ho pure idea. Ma tu non ti devi da preoccupare, tu mi devi distortando come lo vuoi l'applauso, morbido, impetuoso, aristocratico, corbotto. Fai te, guarda, basta che applaudi. Tu stai in una botta di ferro, le vedi queste? Queste non sono mani, queste sono d'un hacker. Io già sento il boato del trionfo, entriamo via. Sì, prova a tirare. Ah, questo è il modello che... È il modello. Sentirai che boato! Sì, quello delle pernacchie. Termine del primo tempo. Arancio, birra, coca, panini invertiti, caffè, caffè. Credisce? Coca-Cola di più. Quante? Due. 8.000. Urca. Formato famiglia, capisce? Ma vai ancora, che? Sì, da di più. Da di più. Da spicce di che più. Non gioresto, ragazzi. Da di più. Qui si rivede il nostro affezionatissimo cliente. Come stai, caro? Bene, tutti bene a casa, sono contento. Dimmi che ti occorre. E niente, sono venuto per comprare qualche regalino. Ah, e chi sono i fortunati? Babbo, mamma, Massimo, Chicco e per altri compagni di classe. Bene, allora procediamo con ordine e calma, perché un regalo di Natale va scelto con cura e precisione, vabbè? E apposta sono venuto qua io. Stai in una botta di ferro, aspetta. Sei sempre lì? Sì, sì. Quella per te via 2008. Arrivo, eh? Oh, eccomi qua. Prestami attenzione. Per tuo padre, che senz'altro ha studiato, una persona corta, intelligente, del resto basta guardare il figliolo, ti propongo lo scarabeo. E che te? Scegli 8 lettere. Ma che giochiamo qua? Ah, guarda, io se il cliente non è convinto non voglio che compra. Scegli 8 lettere. Adesso devi formare una parola col massimo delle lettere possibili. Namo un po', che te viene? Namo, che te viene? Famo. Ma come famo? Fame. Ammazza che ignorante, ci vendi pure i libri. Famo, il verbo. Facciamo, famo. Senti, guarda, lo scarabeo già è stato fatto in versione inglese e francese, in quella romanesca ancora no, per cui ti dovrei accontentare di questo. Invece per tua madre, che è una donna moderna, intelligente, che ha una cura del proprio corpo, del proprio abbigliamento, con un occhio sempre... Non c'ho niente dentro l'occhio, che mi guardi, è un modo di dire. Dicevo, con un occhio sempre attento alle novità, un bel libro sulla moda, ecco, te lo dia, lo puoi anche consultare, attenzione a non romperlo, eh. Ma qui sono tutte spogliate, ma che c'entra sto libro che è la moda? Ah, queste che so, secondo te? Non di brutte parole, che so queste, secondo te? E che ne so? E allora, se non lo sai, te lo dico io, queste sono fotomodelle, cioè le ragazze che fanno la moda. In questo caso si tratterà di moda un po' più intima, ma sempre moda è. Ma qui c'hanno solo i zoccoli. Collezione primavera estate 87. Ah, ecco perché sono tutte nude. Però secondo me sto libro è più indicato per mio padre che per mia madre, sa? E tu invertisci, no?
La cultura a mamma e la modella a papà, hai capito l'arcano? Vabbè, te lo spiego un'altra volta che l'arcano. Senti, invece, per quello che riguarda i tuoi compagni di scuola, a proposito, te che fai per Natale? Vado in settimana bianca con due miei compagni. Peccato, me lo potevi dire prima, ti organizzavo tutto quanto mio cugino, non ti fai mai uscire parole di bocca. Oh, guarda che ancora non ho organizzato niente, sa? Allora ti risolvo tutto quanto io, una settimana a Cervini a 130.000 lire, tutto quanto compreso, e poi lo sai che se te lo dico io te puoi fidare, e te ci voglio mettere incluso nel prezzo, e poi non mi venire a dire che non so un amico, questo splendido slittino rinforzato. Toh! Grazie. Siete fortunati, incredibile, ci sono rimasti giusto tre posti liberi per il viaggio più interessante, il Ciro Turistico Neve 86, Ciro ovviamente dal nome del qui presente, dal 24 al primo dell'anno, 9 giorni paradisiaci tra le bianche nevi del Cervino, incluso albergo, pranzo, cena, tessera per lo skilift e per lo slittino, forse ci scappa anche una foto ricordo con Messner il primo dell'anno, detto forse, e naturalmente viaggio in pullman, tutto per la modica cifra, guarda quasi mi vergogno di la Lambotte, non la dico io, 130.000 lire. Ma il pullman fino a Cervinia? C'è il riscaldamento però, eh? Stava a culo caldo. Beh, tutte le altre agenzie volevano il doppio. Mica male, no? Che avevo detto? È un affare. Sai, la sezione viaggi della cartoleria esiste da poco, mi devo da creare una clientela, per questo offro prezzi promozionali. Non so, per esempio, 10 giorni in Brasile, 600.000 lire. Trasferimento a nuoto. Simpatico ragazzo. Ho inoltre incluso nel prezzo anche una polizza assicurativa della Ciro Sicurtà. Se non siete soddisfatti, sarete rimborsati, naturalmente, con dei buoni da spendere qui in questa quarta libreria. Oh, questo è meglio da fare per viaggi. Vieni un po'. Sole International. Sì, Sole International. Sole. Oh, state tranquilli, con la Sole International, sole tutto l'anno. Ho naturalmente un piccolo particolare che mi dimenticavo, pagamento anticipato. Per i soldi non ci sono problemi, so già come procurarmeli. Anch'io. Ciao. Oh, aspettatemi. Ciao. Ciao. 110, 115, 120, 130, 120. Purtroppo siamo rimasti in due. Bruno si è ammalato, poveraccio, non ce la fa a partire. E ora che facciamo? Io ho prenotato per 3 persone. 150. Lo so, Bruno ci ha detto che, insomma, dato che è un vecchio cliente, era sicuro che non facevi problemi. E poi abbiamo fatto una tale fatica per rimediare i nostri soldi. Non ci mandare tutto all'aria, dai. Oh, ci hanno pure menato. Ma io che devo fare? Che devo fare? Guarda, giusto perché è Natale, per l'amicizia che ho per Bruno, facciamo finta che vada bene, va bene, va bene così. Sei magico. Grazie. Dove volete che vi venga a prendere il pullman domani? Ci viene a prendere. Oh, oh! Ma per chi ci avete preso? Per quelli del lago? Servizio personalizzato, Al bar della scuola? Per me va benissimo. Alle 9? Alle 9 uno, chi c'è, chi non c'è, non c'è, se parte. Pensa alla faccia del barista quando ci vede partire. La Sole International vi augura buon Natale e buon divertimento. Ragazzi, ciao. Auguroni, ciao, ragazzi. In gamba, ciao. Lo sai qual è la cosa che mi fa godere di più? Aver evitato la tortura del cenone a casa mia. Insomma, Ciro, ti vorremmo nella troupe del nostro film. Sarai responsabile degli effetti speciali del nostro film horror. L'idea ve lusinga, non dico da no. Beh, tutto dipende dal conquibus. Da chi? Dal barsende. La moneta, la grana, come la chiami? Ah, per i soldi non ci so problema, quelli ci stanno. Pochi maledetti e subito? Beh, dipende da quello che ci puoi offrire. Che cosa vi posso offrire, dice? Hai sentito? Che cosa vi posso... Dillo un po' te, Bruno, dillo un po' te. Che cosa ci puoi offrire? Modestamente, Ciro, agli effetti speciali più scoppiettanti, più fantasmagorici, più multicolori, più terrorizzanti di tutta Italia. Ma che dico? De tutto il Lazio. Se venite da là nel retrobottega vi faccio fare 4 risate. Ah, Ciro, non è un film da ridere questo, è un film horror. Ma possibile che te ne capisci mai quando uno parla figurato? Ricordami quando torniamo da qua che ho 3-4 libri sull'argomento. Venite, attenti alle ragnatele e non le toccate che so film, De qua. Benvenuti a Ciro Città! Che è questa? Ciro Città! C'è il giochetto... Non l'hai capito, vabbè, non è importante. Comunque qua dentro trovate tutto il materiale necessario per girare un film con i controcavoli. Oh, è vero, c'è il cavolo! E leva le mani, quello devo bollire per Sambatella per la cena di questa sera. Oh, vogliamo dare una prima scanagliata. Innanzitutto questo è importantissimo, proiettore 8, Super 8, 16, 35 e 70 mm. Reperto praticamente introvabile. E che mi dite di questo registratore per la presa diretta? E che te devo dire, Ciro? Questo solo a guardarlo ti prende
cambia il tetano. No, sbagli, perché queste sono le cose fatte una volta. Le cose fatte una volta venivano tutte fatte... Coi controcavoli. Esatto, come dice il proverbio, se stava meglio quando se stava peggio. Anche questo ha fatto ridere, non è importante. Oh, seguitemi, questo che appare semplicemente tamburo è in realtà macchina per il tuono. Vabbè, c'è un po' di polvere, però si può pulire. Fiamma ossidrica è indispensabile per ottenere l'effetto lampo. Alle vostre spalle, attenzione, maschere. E qui stiamo proprio in una botte di ferro, come vedete, perché ce l'ho praticamente tutte. Usate, ma ancora in garanzia. In garanzia? Quale? La mia. Se mi vogliono seguire, abbiamo ancora matite colorate, indispensabili per le cicatrici. Pomodori pelati, un po' vecchiotti, ma ancora validi per il sangue. Poi, non so, forchette, cucchiai, coltelli. Scodelle. Scodelle sono indispensabili, intelligente, perché vedi, tu ne spacchi una per terra e ottieni l'effetto terremoto. Lo so, sono un genio. Guarda, a me Rambaldi non mi fa un baffo, giusto perché già ce ne ho due. Non siete spiritosi voi due. Vabbè, comunque, per concludere, pochi... Beh, no, pochi no. Maledetti, e subito io ve invento anche E.T. No, Ciro, quello non c'è problema, ce l'abbiamo già, Elias e Tesini. Ah, meglio, vabbè, però con un po' di Vinavil sui capelli si possono fare anche più brutte. Lo so che è difficile, ma io, ripeto, sono un genio, sono meglio di Rambaldi. Ma Chicco, ma che te dicevo io? È Ciro l'uomo che serve a noi. Eh sì. Insomma, Ciro, per la ripresa, la consulenza, tutti i materiali, quanto? Guarda, giusto perché siete voi, un milione benedetto e subito. O si intende solo come anticipo, eh? Aciro, guarda, giusto perché sei te, io ti do 200.000 lire maledettissime e domani, o si intende come spesa totale di tutto. Guarda, giusto per l'affetto che ho per... No, te volevo fare una scavetta. Giusto per l'affetto che ho per Bruno, vanno bene 200.000, me le conservi te e me le dai domani. No, domani io non ci sto, sto a scuola. Allora me le conservo io e me le do domani. State in una botte di ferro, ragazzi, una botte di ferro. Se vogliamo andare, devo spegnere perché la corrente costa, eh? Te capisco. Andiamo, andiamo. Effetti speciali, la sega di scena, muoviamoci. Un ritardo pauroso. Eccola la via la sega, toh. Ma che è, una sega vera? Eh beh, film è neorealista, è tutta roba vera, no? Ma io ho paura di far male a Rossella. Ma guarda, questo è stupido forte, sa? Quando fai così devi andare a schiaffi. Tu fingi da grande... Tu fingi da attore e, insomma, poi quando arriva il momento di sega, stoppiamo e lascia fare dettaglio, no? Già c'ho pronto mezzo chilo di vitellone, il manzo purtroppo era finito e i pomodori pelati per far sangue. Oh, ma vera bene, sì. Stai in una botte di ferro, fia, in una botte di ferro. Allora, forza, in scena. Ragazzi, allora... Mi raccomando, Bruno, questa è una scena fondamentale. Patrick è solo nella classe. Per la prima volta scopriamo i suoi poteri paranormali. Ah, ho capito, qui è la scena che volano i libri. Bravo, piccioncino. Ma come faccio a far volare i libri? E io allora che ci sto a fare? Che ci sto a fare io allora? Che ci sto a fare, ti do un po'. Che c'è sta a fare lui? No, mo te lo spiego, un attimo di pazienza, no? Attenzione, come potete osservare, io ho genialmente sistemato una fitta rete dei fili di nylon tutto intorno al banco di Patrick. Seguimi, tu adesso dovrai prendere i libri, no, tutti insieme, uno per volta, uno a caso, questo che è già preparato. Dopodiché lo dovrai sospendere al filo di nylon che pengola dal soffitto. A quel punto tu lo lasci e il libro rimane sospeso nell'aria, hai capito? Dopodiché io mi sposto dietro la televideocamera e, lavorando coi fili di nylon a modo burattini, faccio sì che il libro si libra, gioco di parole, il libro vola in aria, insomma, non ti preoccupare, hai capito? Ammazza, sto giro è proprio un fenomeno. Modestamente sono un geometra, un genio! Allora ma voi offende? Allora ma voglio offende! Ma no, Ciro, no! E invece sì! Ma dico io, te presenti qua dentro con quella faccia da gnoccolone, lasciatelo di, che ogni tanto ti spunta fuori e mi fai c'è niente sull'argomento calcio! Ma dico io, dopo tutto quello che t'ho venuto in questi anni, elenchi del telefono, pagine gialle, trappole per topi, lampadine, tutte presenti qui, lasciatelo di, con sta faccia da gnoccolone e mi domandi c'è niente sull'argomento calcio! Ma ce l'hai o non ce l'hai? E ce l'ho sì! Fa conto che sto negozio è Coverciano, è Milano Fiori, è Maracanà. Che te serve? No, di che te serve? Non so, la spugnetta magica del professor Vecchiette? Ecco te la die. Che vuoi? E il fischietto dell'arbitro Casarin? Ecco te lo die. Che vuoi? Dillo, che vuoi? Distintivi, non so, della Roma, della Juve, del Milan, vuoi Föller, vuoi Rush, vuoi Gullit, Policano, chi vuoi? Ma per caso che c'hai con Covillo del Bari? Mi serve per un amico mio.
No, di quello sono momentaneamente sprovvisto, però se proprio ti interessa te lo posso rimediare, ovviamente a borsa nera. Comunque qua dentro, guarda, c'ho tutto, panchine, pali, reti, spogliatoi, campo in erba sintetica, tutto in convenzione, fai da te. Ciro, a me mi servirebbe un libro che parla di strategia calcistica, perché la terza C incontra la terza F. Aio, ma che fai? Ma come che faccio? Te sveglio! Ma che fai? Vieni a parlare. De corda in casa dell'impiccato. Chi sei impiccato? Ma non si è impiccato nessuno, un senso figurato, no? L'impiccato sarei io e la corda e il gioco del pallone. Ma tu non sai che Ciro è stato il più geniale DDT della pur breve storia del torneo filotranviari laziali? Ma vai, che squadra le navi? La circolare nera. Ah, fu un campionato memorabile. Mi ricordo che adottavo il sistema 4-2-4, zona mista, pressing a tutto campo, un gioco spettacoloso. Purtroppo perdemmo in finale contro il 39 sbarrato che disponeva di uno straniero fortissimo, eh? Un brasiliano? No, uno de Belluno, ma tosto come Zercio. Ciro, perché non fai allenatore della terza C? Bravo Bruno, vedo che cominci a svegliarti, però vedi, te voglio confidare un segreto intimo. Ciro ha deciso di cominciare a pensare agli anni bui della vecchiaia. Ci stanno i soldi? Beh, quelli si possono rimediare, eh. Bravo, bravo, allora vedi che lasciatelo di dietro quella faccia da gnoccolone, un po' di materia grigia ce l'hai. Stai in una botta di ferro, in una botta di ferro. Dunque, Fioli, cerchiamo di ricapitolare. Questo, ovviamente inventato dal sottoscritto, è il modulo di gioco cosiddetto a pistone, nel senso che comprime ed esplode come il motore di un'automobile. Ho capito. Durante l'intervallo nei spogliatoi la squadra gli fa il tagliando. Il perno da questo gioiellino, ecco te lo tiè, è il portiere. Voi direte perché? Voi direte perché? Ditelo! Perché? No, Bruno? Perché io con i miei magnifici lanci scavalco il centrocampo e metto voi in condizione da far gol. Bravo Bruno, bravo Bruno. Tu, Bruno, più che un portiere alla Tancredi, sarai un pivot. Che asso pivot? Un vino? Pivot grigio? Un pivot alla Menechin. Che Bruno gioca come Menechin? Menechin è alto così, Bruno è largo così. Silenzio! Scusi, mister, ma il Sorsacchi è troppo forte. Oh. Per quanto concerne gli schemi di gioco, vi prego di attenervi alla disposizione delle bandierine sulla lavagna. Tu, Daniele, più che un terzino de fascia, sarai una spina nel fianco della difesa avversaria, alla Cabrini, ma che dico alla Cabrini, alla Briegel, ma che dico alla Briegel, alla... Alla viva il parroco. Daniele, più che mandare la palla in tribuna. Anche questo serve, l'importante è che non si avvicinano. Tu invece, Massimo, ecco te lo tiè, sarai ermediano fluidificante. Il Sent 2000. Esatto, in fondo la squadra è come il motore di un'automobile. Massimo distribuisce, no, alla Platini, alla Farcao, alla Schifo, e non vate la squallida e scondata battuta alla Schifo, perché sennò prendo bandierine alla lagna e me ne vado subito, eh. Scusi Berzotti, ma lei per che squadra ti fa? Ah, io sono per il bel gioco. Lei è juventino, dicono tutti così. No! No! Anche se nutro una certa simpatia personale per l'avvocato Giovanni Agnelli, che infatti costruì la Juve come il motore di un'automobile. Scusi, mister, potrei fare una domanda? Vorrei giocare all'ala al posto di Woodstock. No, no, ma dico, l'hai visto Woodstock? Lei? Woodstock, alzate un attimo. Guarda un po' che fisico, atletico, possente, da Panzer, Rudi Völler. E poi il nome è importante, il nome è straniero. Incute timore, soggezione nell'avversario. Dice, ma chi gioca alla sinistra? Woodstock, ngocciete! Hai capito? Scusa, Ciro, una domanda. Ma io che faccio? Ma non hai ancora capito, ma tu stai dappertutto, tu sei il jolly, tu stai in difesa, a centrocampo, all'attacco, tu sei il prezzemolo, non te metto bene. Insomma, sarei il gioiellino della squadra. Oddio, più che il gioiellino io direi il carburatore, la cantela, il cilindro. Il click. Vabbè, visto che ci avete tanta voglia di giocare, fatemi fare quattro risate anche a me. Qui dentro ci sono le tute, le divise che io fornirò alla squadra. Ma che sei impazzito? Tanto devi giocare coi piedi, le tute non si toccano. Fuori i soldi e io fornisco la merce. Quanto costano? E beh, d'altra parte, visto che come allenatore non mi volete pagare, devo rientrare da qualche altra parte, eh? Ogni divisa 5.000. Tu evidentemente portando un nome straniero sei anche poco al corrente della moneta italiana.
500.000. Ammazza. Oh, beh, d'altronde se prendevamo lì non ci costava di più, Oh, e poi comprensive di cavigliere e parastinghi, Ah, vabbè, allora. Pure i quarti da portiere? No, quelli sono optional. Ragazzi, qui ci vuole il solito sponsor. Secondo me, tu hai bisogno innanzitutto di un testo enciclopedico. Aci, ma queste sono le pagine gialle, ma che cosa c'entrano? Aci, ma che te senti male? No, mi intristisco quando vedo un ragazzo della tua cultura che mi fa domande del genere, a parte il fatto che soltanto il colore delle pagine ti dovrebbe far capire tutto quanto. Ah già, so gialle! Comunque, apri una pagina a caso, non essere timido, apri, apri! Namo, che categoria è? Macellari. E non sono ladri? Non sono ladri! L'altro giorno 26.000 lire al chilo mi hanno chiesto per filetto. E che non è un furto? Ma sai che c'hai ragione? Pure mamma mia lo dice che la carne non si può più comprare. Lo vedi? Adesso apro anch'io, guarda, una pagina a caso, guarda a caso. Gommista, 12.000 lire per una camera d'aria. Anche l'aria te vanno venne, stizzozzi e disonesti. Guarda, qui do cogli, caro Bruno, do cogli. Questo è un elenco completo di tutti i ladri, divisi per categoria con nomi, cognomi, indirizzi e numero di telefono. Mi fa specie se non te lo prendi. No, me lo prendo. Oh, senti, siccome soltanto leggendo si impara, io ti voglio fornire di una collana specializzata sui criminali più famosi. In ordine di importanza, seguimi. Paperinic contro Macchia Nera, La Vendetta de Gamba de Legno, La Banda Bassotti colpisce ancora, ti avverto, questo in effetti può anche fare un po' paura, però tu oramai sei cresciuto, è bene che certe cose cominci a leggerle, seguimi attentamente, principio fondamentale è quello di avere accanto al testo teorico un'esercitazione pratica, per questo io ti voglio dare una trappola per topi, con una trappola originale per topi annessa e, guarda, soltanto per te, non lo di in giro, se no ce vado a rimettere, un formaggino bel paese. Ecco la trappola per topi. Ma funziona? Prova, guarda. Ah, aia! Vedi? O vedi che funziona? Manca il topo, ma quello purtroppo momentaneamente è esaurito. No, niente, è una battuta di spirito. Senti, te volevo anche da poi 10 piccoli indiani con una scatola dei sordatini e freccette annesse e poi assassinio sull'Oriente Express con un bel trenino elettrico. Ma non ti vedo ancora soddisfatto. Bravo, si vede che sei una persona intelligente che vuole approfondire, vuole poter trattare bene l'argomento. E allora te becchi anche il mistero della cucina etrusca, che sempre un mistero è, chi ha ucciso la mia giovinezza e 10 modi per ammazzare un tordo. Questo è un testo crudele, ma necessario, guarda. Mi viene da ridere. Perché? No, dico mi viene da ridere perché è una cifra ridicola alla quale, nella quale ti voglio anche comprendere una bellissima canna da pesca, ecco te la die, con una doppia scatola di esche morte, ma praticamente vive, il tutto per una cifra veramente ridicola, te la dico io, ma la dici te? Te la dico io, 400.000 lire. Ah, ci senti, io non riesco a capire perché le cose che mi servono a me costano così tanto. E beh, anche questo in effetti è un mistero che però riuscirai a risolvere quando sarai diventato detective. Dici? Tu stai in una botte de ferro, figlio, in una botte de ferro. 400.000. Ehi, ciao Bruno! Come va? Che ti serve per carnevale? Non so, nasi finti, protesi dentarie, plastiche facciali. Oh, c'ho una bocca da milva che mette spavento, mezzo metro di diametro. Per te che sei un amico 30.000, è un affare. Aciro, beato a te che c'hai sempre voglia da scherzare. Io domani c'ho il ballo in maschera a scuola. E beh, con chi ballo io? E con chi vuoi ballare, col preside? Balla con la tua ragazza, no? Zitto, Ciro, intuisce e capisce, tu non hai mai ballato con una ragazza. Io non ci ho mai avuto una ragazza. Non lo dia nessuno, Ma si lo sanno tutti. Ah! Io l'unica volta che ho ballato con una donna è stato con mia madre, 3 capodanni fa, una rumba. E allora per te ci vuole il ballo delle debuttanti? Ah, il ballo degli assettisini. Il gran ballo delle debuttanti negre. Negre? Negre, indù, brasiliane, circasse, ecuadoregne, mulatte, marocchine e turche dell'est, queste sono le donne per te, Bruno, di colore! A proposito, ci hai mai ballato con una carioca? Con una cariola? No, mai, Ciro.
Ma che c'entra la Cariola? Cariò, che è abitante di Rio, no? Mentre Paulista è abitante di San Paolo, soprattutto del Brasile. Senti, Bruno, me voglio rovinare, voglio cedere a prezzo vantaggiosissimo il mio biglietto d'invito esclusivo, strettamente personale, per una festa tropicana, roba de gran classe, me l'hanno venduta a un semaforo. Guarda che il ballo della scuola è obbligatorio. E me tu ci vai lo stesso e fai come Cenerentola, a mezzanotte squagli. Attenzione a non perdere la scarpetta, se no ci rischio che diventa un ballo in maschera antigas. Mi è piaciuta questa. Vabbè, passiamo alla scelta del costume per il tuo primo giovedì grasso a luci rosse. Oh, mi raccomando, non esagerare, è una cosa classica. Stai in una botte davvero? Ed ecco l'arco infallibile de Cupido, il cuore è in omaggio, e con questo le carioca sono fritte. Bruno, sei l'immagine dell'amore, che te pare? Mi pare che mi vergogno come un ladro, ma almeno non c'è un altro colore. Scherzi, Cupido rosa, non se ne parla neanche, prova invece un po' a tirare le cordicelle, prova. Ah, vedi, si muovono le ali! Ah no, manco all'Alitalia le fanno più così! Per quello che riguarda invece le lezioni di samba, non te devi preoccupare, perché modestamente, vero, io sono un grande ballerino afro-cubano, che ha capito? Afro-cubano. Senti, dunque, ricapitolando, il biglietto per la festa esotica già ce l'hai. Questo è il costume, le lezioni di samba, facciamo un conguaglio 500.000. Sei contento di sto carnevale, Bru? È come una Pasqua. Avvicinatevi, gente, avvicinatevi! Signor Sacchi, venga, signor Sacchi, a vedere. Qui c'è tutto l'occorrente necessario per trascorrere una confortevole nottata in trepidante attesa della liberazione degli ostaggi. Abbiamo cuscini, abbiamo sacchi a pelo, abbiamo il cestino del genitore, comprensivo de pollo o cotoletta panata, quartino de vino, pantofole e settimana enigmistica. Ma blitz ce l'hai? Blitz? No, sull'erotico sono momentaneamente sprovvisto. Volevo fare un regalo a qua, amico mio. Mi dispiace. Interessa l'articolo? E questo che te? E che, come che te? Che non si vede? È un naso finto. Naturalmente abbiamo anche parrucca e, a richiesta, cappello con la piuma. Il tutto serve per camuffarsi e potere... Fa che? Per travestisse, ah. Per rendersi irriconoscibile in modo da potersi introfolare nell'aula e riabbracciare la persona cara senza dar troppo nell'occhio vero al malvivente. E con questo che c'è fu? Attenzione che carica, può anche partire un colpo. Questo è un brevetto originale. È una fionda lancia messaggi. Faccio vedere l'utilizzazione. Si pone qui dentro il messaggio, si carica, si fa partire e il messaggio giunge a destinazione. Ovviamente abbiamo anche una radiosveglia in caso di attacco di cecagna, già regolata sull'ora zero. Poi abbiamo coperte, abbiamo lenzuola, abbiamo fornellino da campo, abbiamo torcione elettrico, abbiamo, questo è importantissimo, accendino controvento. Il tutto più un naso finto e cappello da moschettiere per la modica cifra. Ma che dico modica? Ma che dico? Ridicola! Ma mi viene ridere, la dice lei la cifra? No. La dico io, 500.000 lire tonde, faccio tutto un bacco o porta sfuso? Non compra? E allora non mi faccia perdere tempo, per favore, no? Oh, ma sei davvero fortunato, eh? Desti tempi alla prima botta hai trovato subito lavoro. Ma fai quasi schifo, guarda un po'. Pareva che stavo aspettando proprio te. No. Però a me mi serve personale super specializzato, ce l'hai il curriculum? No. Meglio, il curriculum te lo faccio io. Senti, sicuramente saprai usare il computer, oggi chi è che non lo sa usare? Io. Perfetto, tanto non ce l'avemo. Conoscenza lingue straniere? Perché ci vogliono pure quelle? Beh, l'italiano però è facoltativo, eh? E bella presenza non si discute. Adesso te voglio fare una prova pratica. Attenzione, è un test fondamentale, seguimi attentamente. In questo momento io so te, tu sei il cliente, io so te, capito? Bruno, quando fai sta faccia da gnoccolone, lasciatelo dire, ma fai veramente rabbia. È una finta! Ah, per finta! E allora stammi un po' a sentire, seguimi. Tu ti avvicini al cliente con un bel sorriso, smaiando, bello così, bravo. Gli fai, signore desidera? Non mi rispondi, che vuoi? Ah, per finta. Per finta. Ma vorrei un quaderno. Pronto, eccolo qui, 10.000 lire. E i sordi? Oh, per finta! Ma che finta? Lo vedi che te fai fregare? Dammi un po' sta 10.000 lire! Oh! Bravo, attenzione adesso, cambio campo! Rapido! Da questo momento tu sei il commesso e io assumo il ruolo invece del cliente. È chiaro? Allora fammi un po' un bel sorriso come ti ho insegnato. Smaiande. Smaia di più. Scusi, desidera?
Mi servirebbe, guardi, un quaderno. Subito, signore. Ecco a lei, 10.000. Bravo, mi sei piaciuto. I soldi. Ah, pronti, c'ho giusto qua un buono di 20.000 lire, mi devi dare 10.000 di resto. Dammo un po' spiccia, del cliente se spazientisce, lo sai com'è. Bravo, mi sei piaciuto, assunto. Allora posso iniziare subito. Immantinente. Prima cominci e meglio è. Aspetta un attimo e arrivo subito. Oh, ma che chiude il negozio? Certo. Non hai visto l'altro cartello? Chiuso per rinnovo locale. Rinnoviamo, no? Mettete comodo. Certo che il personale oggigiorno è un problemaccio. Sai che cos'è che mi frega a me, caro Bruno? È che so troppo generoso, troppo, troppo. Attendo, attendo, non fa casca niente, che se rompi paghi tutto qua. Aspetta, Bruno, appoggia un attimo là. Ti spiego tutto quanto, così se in caso puoi fare anche da solo dopo. Sì, perché fino adesso, eh? Stammi a senti, io qui dentro c'ho bisogno di un look diverso, hai capito? Tu gli devi dare la tua impronta. Vabbè, non hai capito, non è importante. Insomma, c'ho bisogno anch'io della mano di un design. Di chi? Di un design. Cioè? Eh beh, il design è il... Vabbè, ma che ti frega? Tanto metti a posto un po' quei libri. Dai, andiamo, forza. Poi senti un po', quello scaffale della me lo devi mettere dalla parte opposta. Questa libreria qui va tutta quanta via. E invece dell'anno ci metti questa cassapanchetta che gli dà un certo tocco di eleganza, hai capito? Una cosa che può anche essere... Oh, all'anima del tocco, questa pesa 200 kg. Andiamo, Bruno, mi piace questo tuo estro creativo, sei bravo. Mi stai a fare come di un... Un trasloco. Esatto, bravo, mi piace così. Se continui in questo modo ti faccio fare anche gli straordinari. Attendo però a non montarti mai la testa, perché sennò te strongo la carriera. Bravo, lavora, dai. Guadagna della stozza, forza, non perdiamo tempo, andiamo. Il tempo è denaro. Allora? Allora ho finito. Vattela pia in saccoccia. Perché, che ho fatto? No, è il nome di un cavallo, il favorito della quarta corsa di Grosseto. Vabbè, allora se vogliamo andare... Naggia miseria, non mi stavo a dimenticare le pagate. Scusa, abbi pazienza, può succedere, sai, dopo sti giorni così... faticosi, fammi fa un attimo due conti. Dunque, la settimana è dei tre giorni. Oh, come tre giorni? Zitto, non mi interrompe per favore, se no mi confondi poi alla fine che te do meno di quello che te devo. Dunque, tre giorni. Poi ci sarebbero gli straordinari, ma quelli te li trattengo come incentivo sul lavoro futuro. Ok. Poi abbiamo il sabato, ma come dice il detto? Come dice il detto? Che ne so? Te lo dico io, Dio de sabato non paga. Io, come sai, sono molto credente e quindi non te do una lira. Poi, una volta te tratte, marchette, contributi, tassa della salute, cassa mutua cartolaia, protezione dello studente, IVA, UVA, OVA, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6,
dire. Non mi dirai che non te la puoi permettere, ma lavori, no? Benvenuti alla Ciro Auto, l'usato più usato della capitale. Gagliardo. Quello che vedrete è tutto super scontato, anzi di più, regalato, anzi di più. Rubato. No, no, di più, perché con la concorrenza che c'è in giro non è mica facile farvi i prezzi che vi faccio io. O per esempio interesserebbe una di quelle offerte speciali tipo Operazione Itaca? Magari! Bella, comoda e vantaggiosa. Ecco, quella magari ve la dimenticate, perché invece qui da me sta per partire la stagione delle grandi Ciro auto offerte. Operazione Omero, quel che vedi è tutto vero. Piacerebbe una cosa del genere? Magari! Ma che ci fai, un modellino quando c'entri? Venite con me da là, andiamo? Operazione Omero! Eccoci qua! Regimbo? Allo, Operazione Omero, ma in che senso? Nel senso del cavallo, no? Il cavallo di Troia, esatto, esatto. Tu apri la macchina e dentro c'è sta la sorpresa. Noi vorremmo... Ecco, stop, basta. Una parola è poca, due sono troppe, lei già ne ha dette tre. Ho già capito tutto, non c'è bisogno d'andare avanti. Al nostro caro Bruno, qui, giovane pilota, la Ciro Auto è lieta di presentare il suo pezzo pregiato. Seguitemi, la nostra ammiraglia, la prestigiosa Due Pony, che poi crescendo e sviluppandosi diventa due cavalli. Cavalli di Troia? Sì, infatti. Ecco. Ah, questa sarebbe la tua ammiraglia, Ciro? Sì, sì. Ma qui per cambiare tocca uscire dalla macchina. Pratica ed elegante, e poi quando vi dirò il prezzo non ci crederete nemmeno, ve lo dico, non ve lo dico, ve lo dico. 3.999.900. Ecco, come? È incredibile, è vero, praticamente regalata. Oh, senza IVA, senza cambiali e senza rate, eh. Oh! Oh!
senza sedili. Te l'ho detto che dentro c'è la sorpresa, no? Sì, vabbè, Ciro, scusa, ma io dove mi siedo? Alt, se volete anche gli optional, bisogna dirlo subito, perché il prezzo naturalmente sale, e a volte anche pepe. Che stai a dire? Sale, te lo spiego un'altra volta. Ah, Amalia, tu che ne dici? Vabbè, non ci sta bene, abbiamo uguale. Bravo, mi complimento per la vostra scelta e vado a mostrarvi gli articoli. Numero uno, sedile anatomico in vera fin da pelle, tocca pure se vuoi, che fai in defidi. Numero due, accendino automatico svedese originale, questo non perde un colpo, sta a vedere, hai visto Soffia? Bravo! Numero 3, impianto stereo ultramoderno, eccotelo qua, una cassa al prezzo di due. E adesso a questo punto stiamo bene a sentire, secondo te che cosa manca a questa macchina per essere veramente importante? Tutto. No caro mio, no caro mio, gli manca soltanto questo. E il telefono. Il telefono? Sì. Ma io che ci faccio col telefono? Ma ci... guarda che sei veramente ignorante, sa, ma se ce l'hanno tutti, industriali, miliardari, ministri, capi di Stato, per te è veramente indispensabile. Ma mi dici davvero? Ma fa poco sentire, funziona. Ma come no? No, ma senti lo strumento nuovo. Sono eccezionali, straordinari, provate, provate, provate. Aò? No, come aò, questi sono apparecchi stranieri, per chi chiama da fuori Roma bisogna fa Roger. Roger, Roger, pronto Roger, mi senti Roger? Roger, Roger. Voglio telefonare pure io. Sì. Pronto, Roger. Roger, Roger. Hai visto che anche mamma è andata subito. Roger, pronto? Roger. Sono io Roger. Bella, Bru. Roger. Questa non è una macchina. Roger. Te lo dicevo io, papà. Roger. Questa è una bomboniera, sono contento per te. Sincero io, ti fregavano. Sor Ciro mio, abbiamo bisogno di lei. Mio figlio Bruno si è beccato mezzo milione di multa con diffida perché non conosce bene Roma. Lo aiuti lei. Certamente, sono qua per questo. Lei non ci crederà, ma c'ho giusto quello che fa per voi. Innanzitutto, una pianta dettagliatissima di Roma antica. Ah, Ciro, ma questa è Roma imperiale. Eh beh, non sarà aggiornatissima, ma per centro storico va sempre bene. Dico, se tu te impari a girare per le strade con i nomi in latino, quando li trovi in italiano sei a cavallo, no? Ma Ciro, io sono macchina. Te ci aggiungo una cartolina con varie vedute di Roma moderna, compresa periferia e papa. Ma qui non si vede niente, Ciro, neanche le strade. Eh sì, ma te dà una visione d'insieme che è sempre utilissima. Poi questa assolutamente fondamentale, una completissima carta stradale della Finlandia. Ma che ci faccio? Quando fai così, guarda, io devi andare io a schiaffi. Mi consente, papà? Certo. Ma come che ci fai? Tutte le strade portano a... A Roma. Oh, e allora tu con questa parti da Helsinki e ti ritrovi alla stazione di Trastevere, no? Da dove parte? No, vabbè, un modo di dire, stavo a scherzare. Au. Papà, scusa, zitto un attimo, sennò perdo il filo. Senti, Ciro, a me mi serve qualcosa, se non l'hai capito. Che mi porti a scuola, mi devi indicare la strada che devo fare? Non c'è problema, non c'è problema. Ve costerà un po' caro, ma ne vale la pena, perché qui ci troviamo di fronte a un pezzo unico, anzi, rarissimo. Ma io di libri me ne intendo, ma io sta cosa l'ho vista già a qualche posto. E te credo, papà, ce l'abbiamo pure noi? O danno insieme l'elenco del telefono questo, è tutto città? No. No, no, no che non ce l'avete anche voi, perché questa è una copia che farebbe invidia a Marco Polo, perché questa è l'unica copia annotata e commentata personalmente dal più profondo conoscitore di tutte le strade di Roma e dintorni. E chi è? E so io, no? Questa è stata la mia Bibbia nei 5 anni che ho fatto il tassinaro. Hai fatto pure il tassinaro? Porto Longone 17. E che? È la sigla del Radio Taxi, no? Porto Longone 17, Piazza Bologna, non c'è numero, è la cabina telefonica, hai capito? Qui dentro ci sono riportati minuziosamente tutti i segreti per spostarsi rapidamente in macchina per tutte le strade di Roma. Tu con questa te ritrovi, stammi a sentire, in meno di 2 ore da San Pietro alla stazione Termini. No. Sì. No. Sì. E guarda, te faccio un prezzo davvero amico, mi vergogno quasi a dirlo, perché io ti do questo manoscritto, autografato per la ridicola cifra, la vuoi dire lei? No. La vuoi dire te? No, la dico io. 200.000 lire isole comprese. A Bru, quando ce l'ho, ce l'ho. Domani mattina arrivo a scuola come una freccia. Ma questa è l'enciclopedia dei puffi. Tutto.
tutto l'uscibile umano nei 34 volumi della mini enciclopedia della Trebassotti, che poi sarebbe la consorella minore della Treccani. In appendicite le versioni greche e latine più famose, in testa la graduatoria della Hit Parade. Tu stacchi i foglietti, te li appiccichi per tutto il corpo, che tanto spazio ce n'è a sufficienza, e stai in una botta da ferro. Bravo Ciro, questo metodo mi piace. Però senti, a me mi servirebbe qualcosa che mi aiutasse un po' più sugli orali. E c'era bisogno di dirlo, Dimbo? C'era bisogno da dirlo? No! Qual è il tuo problema? Devi imbarattando e in fretta. Allora, ecco qui pronto un sistema creato e sviluppato da me medesimo, il sistema detto della fuel immersion o immersione totale. No, ci qui te sbagli. Come no? Io a studiare sott'acqua non ci vado. Ma che hai capito? E neanche nella vasca da bagno. Ma quale vasca? Tu studi dentro al letto, dormendo, soltanto che prima di addormentarti tu azioni il registratore che è collegato con questa cuffietta che te vado a mettere in testa, che sta benissimo alla misura tua. Oh, in queste cassette, che io ovviamente le fornisco insieme all'apparecchio, ovviamente il prezzo è a parte, troverai tutte le materie d'esame espresse, stammi ben a sentì, sotto forma dei messaggi ipnotici sussurrati, secondo il celebre metodo del professor Van Gulen. Di chi? Van Gulen, lo conosci? No, mi era sembrato... Vabbè, insomma, hai capito? Tu dormi e studi. Oh, siccome però la materia è vasta, ti tocca da dormire un sacco, per cui io ti consiglierei, anche se sto soltanto le 5:15, di buttarti sotto le pezze. E che c'ho? Io prima facevo tutto il contrario. Dormivo poco e studiavo tanto. Adesso invece, con questo modo che mi ha dato te, dormo di più e studio ancora di più. In questo caso, se può proprio dire che dorme non piglia pesci, ma prende e bevo di a scuola! Senti Ciro, ma tutta sta cosa quanto costa? Paolo, ti prego, trattami bene, pezzo d'amico. Sai, caro Bruno, con tutta l'amicizia questa è roba professionale, eh? Paolo, e mica mi farà firmare i cambiali. Che scadenza preferisci, il 15 o il 30, come ti è più comodo, eh? Ma non fa quella faccia, che vuoi di più dalla vita? E che ne so, vorrei sapere pure io. Eccomi qua! Entra la corte! Ambodati, alzatevi! Oh, stiamo già in piedi, che fai, alludi? Beh, allora mettete la sede, che state a fare così come quattro cetrioli? Oh, qui mica se procede per direttissima, eh? Questa è una cosa lunga, ci possono volere anche, che ne so, un bar d'anni. Ma guarda, noi volevamo comprare solo un libro di legge, sa, oh. Ah, è così? Ah, è così? Vostro onore mi oppongo! Qui si tenta di influenzare la corte! Comunque, modestamente, siete cascati veramente bene. Centinaia, ma che dico centinaia? Migliaia, ma che dico migliaia? Decine di clienti a cui ho dato un parere legale, non faccio per vandamme, ma se sono pentiti tutti quanti. Oh, ma non mi dire, Ciro, tu sei anche un avvocato. Io? No! Alzo la mano destra e dico, lo giuro. Beh, allora? Beh, che c'entra? Posso sempre testimoniare che ho continuamente a che fare con la legge. Ma su questo non ci avevamo dubbi, guarda. Ho avuto anche il grande onore, modestamente, di conoscere vostro onore, Scortichini Silvio. Ah, meno male, che era un giudice? No, un ladro della banda del buco. Lo chiamavano il principe del foro. Vabbè, ho capito, Ciro, ma che consiglio ci dai a noi? Ecco, bravo, dicci la sentenza, va. Signori della corte! Non ci sta nessuno se fa per... Mi rimetto alla vostra clemenza. Per me il fatto non sussiste. Il caso sembrerebbe estremamente semplice, per cui, sinceramente, io so per la pena di morte. Oh, ah, meno male. Ha parlato magistratura democratica. Alt, mi oppongo. Ho detto sembrerebbe. Quindi per cui praticamente ho già applicato la condizionale. Scusa, Ciro, io qui applicherei il congiuntivo. Che te possino! Oh, oh, Bonimbo, silenzio! O faccio sgomberare il negozio! E andiamo, un po' di clemenza ci vuole! E diamo una mano a questa giustizia! A proposito di mano, gentilmente me ne metti una qua che mi serve? Io? Sì, qui. Aio! Sentenza definitiva! Ammutati, alzatevi! Ascoltate i fatti! E visti gli articoli 22, 23, 24 CP? Che CP vuol dire? Codice penale? No, Corriere dei Piccoli. Io questo lo vedo male, ma veramente lo vedo proprio male. Comunque, la corte vi assolve e vi dichiara innocenti. Oh. Alt, ma vi condanna al pagamento delle spese processuali. E qui so dolori de panza perché bisogna fare i conti con la giustizia, ma state tranquilli, perché il codice parla chiaro. Sì, vabbè, sarebbe reato, ma che vogliamo andare a guardare il cavillo? State in una botte de ferro, ma che dico de ferro, d'acciaio, qua ho fatto il 10%, andiamo a vedere, eccotelo qua, tiè. Oh, mazza che ladro. Appunto,
Che vi dicevo? Ma giusto per incoraggiamento, vi voglio dare in omaggio anche un libro che può essere molto istruttivo per il vostro avvenire. Questo è il bestseller del mio caro amico Silvio. Scortichini? No, Pellico. Le mie prigioni. È omaggio. Che fate, non lo volete? Lo tengo io. Sparambio. Ciao, Ciro. Sei contento di rivederla? Oh, sto qua, sono Bruno. E chi se ne frega? Non esagerare, se non mi commuovo. Zitto un po', scusa un attimo, ma sto a seguire un programma molto istruttivo del quando commerciante mi riguarda in prima persona. Ma che è di tasca nostra? No, un giorno in Bretone. Vabbè, non ci si crede, ma non si finisce mai da imbarare. Vabbè, tanto già ho capito chi è colpevole. Ehi, bello, ciao, come stai? Mi fa piacere vederti lì, ma che ti serve? Senti, dato che io domani inizio a lavorare in una TV privata. Alt! Ma che già hai capito tutto? Certo, io per certe cose ci ho come l'antenna, Bru, praticamente siamo già sintonizzati, eccomi qua, pronto a inserirti nel mondo dei mass, dei mascalzoni, no, dei deficienti come te, dei mass media, no? Ascolta, tu c'hai bisogno di un esperto, di un suggerimento, di un indirizzo preciso. No, quello già ce l'ho, è via della Bufalotta numero... Ma che stai a dire? Io intendo suggerimento e indirizzo nel senso di... corso d'aggiornamento, angolo via satellite. Niente, è troppo sottile questa lettera. Vabbè, non te preoccupare, non c'è problema, ti risolvo tutto quando io. A te, per esempio, ti piacerebbe un bel libro che ti prepara a fondo a questo tuo battesimo del fuoco? Magari. E io ce l'ho, ecco, te lo dico. Il catechismo. Ma Ciro, ma guarda che il mio è un battesimo del fuoco, mica la cresima. Oddio, che c'è, ti senti male, ti fa male la testa? No, niente, un attimo, di tristezza, così sto a pensare a tutti i stanni che ho buttato inutilmente per cercare di fatte capire. Se uno non ti spiega te niente, niente. Ma non sai che oggi il personaggio televisivo è quasi mistico? Ma guardate intorno, guardate intorno. Che stai a fare? Guardate intorno in senso figurato, dico, no? Dico, per esempio, Celentano cerca apostoli, Mino D'Amato cerca l'arca. Te beccate questo e cerca l'altro. Sono sicuro. Uomo de poca fede, a bruta meretta, in verità te dico, legge questo libro e mi diventi le febbre del sabato sera. Mi piace davanti questo. Ma, senti, per quello che riguarda invece le nuove tecnologie, modestamente io ero, faccio un volume che oserei dire. Hai ragione, devo alzare il volume. È importantissimo! Qua dentro ci trovi tutte le ultime scoperte della tecnica, guarda, è una cosa che manco delle immagini. Toh. Ah, radio a galera. Ah, Ciro, ma io vado a lavorare in televisione. Appunto, ti ho detto che c'è bisogno di un po' di immaginazione. Ma per quello che riguarda invece il passaggio dal bianco e nero al colore, avremmo potuto stupirti con effetti speciali. Ma invece io preferisco venderti, guarda, questi 20 barattoli di vernice che mi sono appena arrivati dal Giappone. Ecco, dove ti attendo, non ti sporcato, ho detto che sono freschi, freschi. Senti, tu c'hai problemi d'audience? Di chi? C'hai problemi? Vabbè, niente, te lo spiego un'altra volta. Comunque io scanso equivoci, te vorrei anche dare, è vero, la carica dei 101, i 600 del balaclava e 240 dispense de mani de fata. Perché tu sai qua quanti pollici e indici di gradimento ci trovi? Senti, io veramente... Tu sta tranquillo, stai in una botta di ferro con me. Conosci me, la mia onestà, sorrisi e canzoni. Niente, tu non sei spiritoso, manco a pagarti con tanti, Niente, senti, vogliamo dare un'occhiata al mondo dei premi? Ecco, facciamoci due conti. Eccolo qua, ok, il prezzo è giusto. Sono 4.760.220.000 lire. Oh, Ciro, ma che te sei impazzito? Ma non voglio, Sandrino, in effetti anche a me mi pare un po' caro. In effetti è vero, soltanto 800.000 lire. Lo sai che quasi quasi mi stava sbagliando. Evidentemente ho fatto il riassunto delle puntate precedenti. Niente, sei decoccio, decoccio, ti incarto? Ciao, no, no, non può essere. E che eri
ritorno degli zombie, bravo, bentornato. Pensa che io mi credevo che te l'università ti avessi mondato la testa. No, ti sbagli. Mi fa piacere, dimmi che ti serve, che ti occorre. Sentici, a me mi servono dei manuali che parlassero dei problemi dell'amore. Allora te la sei davvero mondata la testa? No, Citto, sbagli, ti giuro non è per me, è per un amico mio. Dato che lui si vergogna, mi ha incaricato a me perché so più esperto. E tutta si è rivolta alla persona giusta, glieli famo passare a noi tutti i rossori a st'amico tuo. Guarda, c'ho esattamente il libro che serve a lui. Ecco, te lo die. Il Kama Subbia, che poi sarebbe il Kama Sutra rifatto a Subbiago. Le 1500 posizioni dell'amore, ovvero come far felice te e la tua dolce metà. Nel senso che questo te spacca in due. Oh, mi raccomando, prima dell'uso, leggere attentamente le avvertenze, perché... Ma che roba è questa? Ma te l'ho detto che andavamo sull'hard, ma molto hard, ardente, nel senso de poco cotto. Praticamente è un codice d'amore sociaro. Ma sì, dalle foto mi sembra di vedere il mondo dei Quark. Questa è buona per dopo la cura. A me mi serve una cosa, che lui possa capire se è innamorato o no. Art, e me lo potevi dire subito, perché qui scivoliamo sul sentimento. C'ho comunque per lui. Eccolo qua. I miei primi 70 anni, il diario intimo di nonna Rita. Oh, è una bomba. Modestamente, confronto a questo, Adriana la romana mi diventa meno di vippa carze lunghe. Poi guardate, ci voglio aggiungere anche un bestia seller. Innamoramento e amore all'alberone. Do you know l'alberone? Alberone, Roma Sud, sta fra l'Appia e il Tuscolano. Se tu pre... vabbè, non è importante comunque. E poi te voglio anche aggiungere per chiudere il libro cuore. Eccolo qua, tu dirai che c'entra. Tu dirai, che c'entra? Dirai, dillo. Ma che c'entra il cuore? Come che c'entra? C'entra sempre, come si dice. Ce l'avemo tutti un cuore, no? E poi oltretutto, guarda, questo mi sta sullo stomaco da 30 anni. Ma Ciro, comunque tu mi garantisci che questo, se serve già tutta sta roba, poi va sicuro. Va sicuro, va sicuro, va sicuro. Ma va sicuro in bianco. Senti, ma non gli si potrebbe dare qualche consiglio orale del tipo a domanda risponde? Perché io sono un super esperto. Oh, non mi sono perso una puntata di Mamma non mamma e tra moglie e marito, eh. Allora io posso chiedere tutto a te. Ma chi, te o l'amico tuo? Amico mio? Ma quale amico mio? Quello con l'handicap sentimentale. Ah, lui? No, cioè io parlo con te e poi io riferisco a lui. E chi paga, lui o te? Come chi paga? Ma che per qualche consiglio c'è bisogno da pagare? Qualcosina me la dovrei buttare, dico che 250 puntate le mamme e non mamma me le sono vista gratis. Oh! Allora, quali sono i sintomi? Allora, primo, non c'è mente che lei. Secondo, non mangia più. Terzo, non dorme più. Quarto, non onora né il padre né la madre. Quinto, fa ginnastica e corre tutte le mattine pure se gli fa schifo. Sesto, se lo imparà a parlare italiano. Settimo, se veste solo coi vestiti firmati da domani. Ottavo, non vede più l'amici. Nono, c'ha i brividi quando sta vicino a lei pure se non c'ha la febbre. Il decimo, non ci capisce più niente. Senti un po', ma ste cose te le ha dette sul Monte Sinai? Ah sì, ma secondo te sta veramente aggravato? Sta aggravatissimo, stai aggravatissimo, sei veramente cotto, povero Bruno mio, mi fai una pena, guarda. Vabbè, 200.000 lire. Ammazzaci! E che te frega, tanto paga l'amico tuo, no? Ah già, io pago e poi lui mi restituisce. No, 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 guarda, no, no, mi sembra sleale, guarda, no, perché... Sta cosa mi ha dato un senso di commozione, c'ho un groppo in gola. Ti ne approfitti, eh? Perché lo sai che sul sentimento mi frega. E qua. Che devo dare? Dammi 199.900. Grazie, Cito. Quando siamo qualcosa per un amico. Questa è Benedetta! C'è riuscita finalmente a pubblicare un libro! Eccolo! Accidenti all'Occidente! Ammazza che bel titolo! C'è pure una dedica a Bruno Sacchi che mi ha estradata alla sua filosofia. Ma che ci frega, ma che ci importa? Eccolo, ci siamo persi pure Benedetta. No!
Ciro mi ha riconosciuto, so io, so. No, apposta, dicevo, non mi ricordo. Ma chi sei tu? Chi sei? E chi so? Vabbè, lasciamo perdere. Quanto pago? Ah! Scusa, il momento d'amnesia, ma così sciupato mi pare Minandro, bastava che tiravi fuori il portafoglio, ti riconoscevo subito, il cliente più affezionato, ma quando mi fa piacere rivederti, è bello, dammi un bacio, vieni qua. Ma quando mi fa piacere, è passato un sacco di tempo, ma non ti preoccupare, recuperiamo subito, fammi un po' vedere che hai preso, ottima scelta. Una mattonata da niente, una volta letto questo, guarda, guerra e pace, ti pare una collana umoristica. Passato un sacco di tempo, ma sempre da goccio sei te, Ma Ciro, guarda, solo te mi puoi aiutare. Io mi sento così depresso. Art, sei in una botte di ferro! In una botte di ferro ci penso io adesso, alleggerite un po'. Ma quando mi fa piacere vedete? Insomma, quale sarebbe il tuo problema? Vedi, il tempo vola. E adesso sono proprio arrivato alla resa dei conti col passato. Art! Il tempo è denaro, il momento del conto è quello che preferisco, praticamente mi inviti a nozze, ma quando mi fa piacere vedete. Senti, comunque il tuo problema è bello che risolto, tu te senti solo, vero? Sì. E cerchi un libro che come un amico te consola, te tiene compagnia. Bravissimo. Ecco dell'idea, guarda, senza famiglia, abbandonato nello spazio e 100 anni di solitudine. Con questi o ci ammazzi il tempo oppure ci ammazzi te, non ci pensiamo più. Ma io da così se muore. Ma quando mi fa piacere vedete. Senti, comunque, invece, siccome è tanto che manchi, per quello che riguarda il prezzo, te voglio veramente venire incontro. Guarda, facciamo che mi dai questo. Se dammi 422.650. Ma sono contenta, Ciro, perché almeno te non cambi mai, sono 500. Sì, e infatti, guarda, in questo momento mi trovi sprovvisto del resto, non c'ho da cambiare, per cui a conguaglio ti do una bella matita vergine, come vedi, non ancora temperata, comprensiva di gomma. Ma quando mi ha fatto piacere rivedete, non va passare tanto tempo, fatevi un po' più spesso che mi fa veramente piacere. Vuoi che te l'incarto? No, porto così, te lo raccomando. Meglio, anche perché incarta 4 libri porta malissimo. Ciao, mi ha fatto veramente piacere, ciao. 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 Mi ha fatto veramente piacere.